Ben ritrovata a TG Canavese in 2 minuti, notizie di oggi lunedì 6 marzo. Rivarolo Canavese è stata identificata nei giorni scorsi dai carabinieri di Rivarolo a bordo di un'autovettura Mercedes E320 di colore grigio, una 32enne residente in Francia, a carico della quale pendeva un mandato d'arresto europeo provvisorio a scopo d'estradizione emesso lo scorso 2 gennaio dal giudice istruttore presso il Tribunale di primo grado di Anversa per rapina. Ceresore Reale, recuperata ieri mattina la Mercedes classe B uscita fuori strada sabato sera presso stazione Chiapiri di Ceresore Reale. La vettura, con a bordo 3 uomini stranieri che si trovavano in zona per scattare foto, fuori controllo per via della neve, ha sbandato ed è finita giù per la scarpata che costeggia la strada ribaltandosi. San Martino Canavese, intervento dei vigili del fuoco di Brera Castellamonte per un incendio scaturito probabilmente dalla canna fumaria, domenica, poco dopo mezzogiorno, presso un'abitazione situata in Canton Rovano, frazione Pranzerito di San Martino. Le fiamme hanno intaccato il sottotetto dell'abitazione. Il tempestivo intervento delle 4 squadre dei vigili del fuoco intervenute ha fatto sì che le fiamme non si estendessero per poi procedere con la messa in sicurezza. Valperga. C'è un grande prato verde, il nome del progetto, presentato dall'Associazione di Volontariato con Altri Occhi, ideato con lo scopo di recuperare l'area verde che un tempo ospitava l'oratorio all'aperto, frequentato da generazioni di giovani valperghesi. Quernier, un intenso fine settimana, quello appena trascorso in città, caratterizzato da 2 diversi appuntamenti all'insegna del buon cibo e del sano divertimento. Nella serata di sabato 4 marzo, in Trinità, la Proloco ha riproposto il momento culinario dedicato alla riscoperta della tradizione, con un menù a base di bagna cauda, accompagnato ovviamente dal buon vino. Una sessantina di commensali, la cucina è stata allietata dalla musica di Marco della Valsoana. Nella giornata di domenica 5 marzo si è tenuto invece il Carnevale dei Bambini, manifestazione rivolta ai più piccoli, e realizzata in collaborazione tra l'Oratorio San Caravario e la Proloco. È tutto per questa edizione. Per seguire le nostre notizie in tempo reale, è possibile anche scaricare la nostra app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.